180.000 visitatori, 240 quintali di dolciumi, 8 carri allegorici, 35 eventi collaterali e 28.000 euro dati in beneficenza. Questi sono solo alcuni dei numeri ottenuti dall'ultima edizione del Carnevale di Fano, ma non solo, perché la manifestazione ha invaso il palinsesto delle reti televisive, le pagine dei quotidiani e i periodici nazionali più letti e coinvolto programmi radiofonici più seguiti. Un carnevale senza precedenti? Forse sì, e come sottolineato in conferenza stampa, il merito non è stato solo del bel tempo, che sicuramente ha agevolato la partecipazione di pubblico, ma anche delle scelte coraggiose, fatte non senza critiche, e del grande lavoro di squadra. Un lavoro che dura 12 mesi l'anno, infatti si sta già progettando l'edizione estiva in programma l'1, il 2 e il 3 luglio e quella invernale del 2017. Il presidente dell'ente carnevalesca Luciano Cecchini ha già annunciato grandi novità, a partire dalla valorizzazione del carnevale del mattino dedicato ai bambini e agli amici a quattro zampe e da un contratto che verrà stipulato nei prossimi giorni con il comune per il comodato gratuito dei capannoni del carnevale. Dopo i lavori di risanamento degli hangar potranno essere organizzate lezioni per futuri carristi, visite guidate e altre iniziative. Intanto Cecchini spera in un quinto gigante di cartapesta per il prossimo anno, viste le proposte degli imprenditori locali che vorrebbero contribuire alla realizzazione dei nuovi carri. È importante, è fondamentale avere un carro in più. Perché? Perché dobbiamo purtroppo, per fortuna, metteteci il verbo che volete, aumentare il quintalaggio di dolciumi e dobbiamo così aumentare anche le postazioni getto per dar modo a tanti che quest'anno non sono riusciti a farlo a godersi la bellezza, l'ebbrezza, la soddisfazione appunto del lancio dei dolciumi. State pensando all'ingresso a pagamento un po' per chiudere tutte le polemiche che ci sono state? Stiamo pensando come poter introitare appunto dei soldi, dei denari attraverso coloro che ci vengono a trovare da fuori. Non sarà un vero ingresso, non sarà sicuramente un obolo, perché onestamente il carnevale non è sicuramente la sagra della porchetta, ma è da oltre 40 anni che sono nell'associazionismo, permettetemi questa battuta, ma so fare anche il carnevale. Ecco, lei è presidente da 6 anni, però fra poco verrà rinnovato il direttivo. Spera di poter essere riconfermato? Ho, diciamo, dimostrato un attimino di darmi da fare e io per fortuna ho dei collaboratori fantastici che spero di riaverli con me nel CDA e con me nel CDA, perché la squadra fa la forza, la squadra è colei che poi eleggerà il presidente. Se la carnevalesca può tirare un sospiro di sollievo e pensare al futuro con più tranquillità, è anche grazie al comune di Fano che la sostiene con importanti finanziamenti, tant'è che nei primi giorni di febbraio è stata approvata all'unanimità una mozione che tra le varie cose impegna sindaco e giunta a garantire per almeno 3 anni le somme necessarie al carnevale. Attualmente vengono erogati 130.000 euro. Vengo fermato quotidianamente da persone che ancora parlano bene dei risultati ottenuti, ma anche degli operatori economici per i risultati anche in quel senso raggiunti. Ma l'eco è arrivato fuori, come quando partecipo anche ad incontri con altri sindaci, mi parlano di questa edizione. Insomma, è una scommessa vinta anche su scelte coraggiose. Come è giusto fare, un sindaco deve ringraziare anche tutti coloro, uomini e donne, che hanno reso possibile questo. Poi è chiaro, ogni cosa è migliorabile e anche il prossimo anno avremo l'ambizione di portare innovazioni e migliorarlo. A credere nell'importanza della kermessa più dolce d'Italia è anche la Regione Marche, che ha stanziato tra carnevale invernale e quello estivo 37.000 euro. È un evento che è importante per la Regione perché inserito in un contesto regionale valorizza anche l'offerta turistica regionale e quindi la Regione ha interesse che il Carnevale di Fano cresca, ha interesse ad investire su questo evento, non solo quello invernale ma anche su quello estivo, e questi eventi verranno sostenuti come lo sono stati sostenuti con il bilancio 2015 nonostante le difficoltà di bilancio.